Profonda commozione e partecipazione sabato mattina presso l'auditorium della manifattura di Quarnier per il convegno dal titolo Covid-19 Uniti in prima linea, organizzato dall'amministrazione quarniatese. Un evento fortemente voluto da tutta la compagine amministrativa per ringraziare e valorizzare l'operato di coloro che hanno prestato servizio durante l'emergenza pandemiologica da Covid-19. A fare gli onori di casa e a moderare il convegno è stato il sindaco Giovanna Cresto, che ha espresso profonda gratitudine nei confronti di medici, infermieri e personale sanitario, volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, forze dell'ordine e tutti coloro che, con il loro contributo, hanno assistito con continuità la popolazione. Presenti il consigliere regionale Mauro Fava e il direttore dell'ASL 4 Stefano Scarpetta, che si sono uniti al coro di ringraziamenti al personale sanitario avanzati dal sindaco Cresto. Salvatore Di Gioia, responsabile della struttura complessa governo clinico dell'ASL 4, ha illustrato alle persone presenti in sala una serie di dati relativi alle vaccinazioni eseguite dall'ASL. Successivamente, Clara Occhiena, dirigente professioni sanitarie area assistenziale ASL 4, ha messo in rilievo quella che è stata la multiprofessionalità messa in campo sul territorio, intensificando la rete tra gli operatori del territorio, che già erano poste in essere prima del Covid, amplificando il dialogo tra le forze in campo. Nell'ASL 4 sono stati aperti ben 25 centri vaccinali, di cui 4 in area montana e 3 in presidi ospedalieri, con 2.500 operatori sanitari coinvolti. La dottoressa Occhiena ha spiegato che allo scoppiare della pandemia non erano oggettivamente pronti a tutto questo e hanno dovuto organizzarsi al meglio per ottimizzare il tempo di tutti. Quindi ha ringraziato la dottoressa Lavinia Mortoni che, oltre ad essere stata il riferimento per anni del distretto di Quarnier, è stata fondamentale per il territorio durante il difficile periodo della pandemia. Importante e emotivamente forte il tributo di Fiorella Pacetti, dirigente medico di pneumologia dell'ASL 4, su come è stata affrontata la pandemia. Come evidenziato da tutti coloro che sono intervenuti, l'Italia non era pronta alla gestione di un'emergenza della portata di quella che si è verificata. Ogni regione ha poi dato un'impronta diversa nella gestione della stessa. Gianluca Vignale, capo di gabinetto del presidente della giunta regionale, ha sottolineato che il modello piemontese, a suo avviso, è stato quello migliore rispetto ad esempio a quello lombardo. Hanno concluso il convegno il presidente del coordinamento di Torino della Protezione Civile, Leonardo Capuano, e il referente territoriale del COM di Quarnier, Luca Cattaneo, che hanno posto l'attenzione su quella che è stata la gestione dell'emergenza per quanto riguarda l'esperienza della Protezione Civile. Sia Capuano che Cattaneo hanno ringraziato di cuore tutti i volontari che si prestano quotidianamente al servizio della popolazione. Il comandante della Polizia Locale della città, Dinuccio Amore, ha chiuso il tavolo con un particolare ringraziamento al tecnico comunale che durante tutta la pandemia ha avuto un ruolo fondamentale, il geometra Mauro Malano.